Amici di canalecaccia.tv, siamo in terra tedesca di Vois, sono con Peter Onzol e siamo all'interno della grande famiglia del gruppo Blaser e in questo momento ci troviamo all'interno di Sauer, uno dei prestigiosi marchi che oggi fanno parte della famiglia di Blaser. Certo. Poi vi faremo vedere una cosa molto molto particolare. Sì. Ma adesso andiamo su uno standard. Beh, standard mica tanto. Mica tanto, mica quando tanto. Parliamo di Sauer, standard non ce n'è. No, mica. Lascio la parola a te, Peter. Sì, volevamo far vedere una Sauer 404, come probabilmente tutti conoscono a casa, ma con delle particolarità di abbellimento eccezionali. Cioè, giusto per far vedere cosa con questa carabina modulabile si può fare, come le incisioni, i legni, secondo me bellissima e poco conosciuta. L'arma naturalmente è completamente adattabile a tutte le situazioni, posso alleggerire lo scatto, posso cambiare la canna, posso fare di tutto quello che voglio, è un sistema modulabile paragonabile a un R8, però con la classica apertura a pivot. Perché mi ha detto che è poco conosciuta? Questo mi incuriosisce. Ma è poco conosciuta perché il mercato italiano magari è più affezionato a marchi tipo Blaser? No, perché Sauer è secondo me la più antica fabbrica d'armi. Dal 1751 recita esatto, lo slogan. Esatto. E adesso stanno rilanciando qualche prodotto come la 404, che è il successore della 202 storica. Che è una carabina che ha fatto veramente la storia delle armi. Esatto. E forse poco conosciuta perché è stata un po' in sordina fino adesso. Ecco, solo per quello. Ma sì. È poco conosciuta, ma tu ti stai prodigando nel farla conoscere al meglio, o perché alcune di queste armi saranno anche presenti a Bastia Umbra l'11, il 12 e il 13 di maggio. Esatto, ci saranno allora tutti i prodotti Sauer, la 100, la 101, la 404, la 303 e così via. Bene, l'anno scorso vi siete presentati a Bastia, si mette a ridere perché sappiamo il dietro le quinte, l'azienda da poco aveva realizzato la sede italiana, Peter ha fatto uno sforzo incredibile, ma incredibile è stato lo sforzo anche di Andrea Castellani nel cercare di avere a tutti i costi i vostri marchi in fiera. Quest'anno so che ci sono delle piccole novità, stiamo parlando di uno stand ancora più sì, ricco, articolato, è stata un'esperienza, da quello che ho capito, importante. Esatto, per noi è importante far vedere, soprattutto toccare, tutto quello che concerne il mondo del Blaser Group, con tutti i marchi presenti, Mauser, Sauer e Blaser, e soprattutto con la facoltà di toccarle con mano e di ricevere informazioni di Beh, hai ragione, toccarle con mano perché si provano delle sensazioni, amici, veramente veramente particolari. Cioè, quando ce l'hai in mano un gioiellino di questo genere, ne capisci, ne apprezzi il valore. Tu parlavi dei legni, guardate che finitura di legna ha, le incisioni che sono meravigliose, i dettagli, la lamina d'oro sul grilletto, la tabacchiera, l'inserto in ebano praticamente che si accompagna perfettamente alla stina. Cioè, veramente quasi dispiace spararci con queste, esatto, con queste armi, invece sono delle meravigliose armi da fuoco, sì, estremamente precise, una balistica spettacolare. Sì. E, ecco, una cosa particolare, volevo l'attacco conoscere, esatto, l'attacco dedicato. Sì, l'attacco dedicato esclusivamente per Sauer, è un attacco dedicato per montarci tutti i cannocchiali a scina o ad anelli, dedicato proprio alla 404 unica. È una cosa veramente, veramente particolare perché... Sì, la coda di rondine... E immagino che la scelta di un attacco dedicato sia anche dovuta al fatto di rendere al massimo bilanciata anche l'arma. Sì, assolutamente. Cioè, è uno studio preciso fatto da parte di Sauer, sì,
non per volersi distinguere tanto per distinguersi, ma perché chiaramente lo studio dell'arma ha portato a questo. E anche la reperibilità. Della cosa, per ripetere il colpo sempre alla perfezione. È molto stabile, come vedete è molto un lavoro molto preciso. Sì, sì, ma è veramente eccezionale. Sistemi di sicurezza naturalmente sempre all'avanguardia. Ah sì, è una Hanspannung, cioè il sistema secondo me più sicuro al mondo. Lo puoi dire. Perché non è, l'arma non è mai armata se non voglio sparare. Se non voglio sparare. Non è una sicura, ma io armo l'arma nel momento quando sparo. Quando dico io. Ma io so che tu adesso farai vedere una bella chicca, penso che tutti abbiano piacere di vedere. Sì, ci spostiamo un attimo e andiamo davanti a una teca che mi ha lasciato senza parole, devo essere sincero, senza parole. E parliamo sempre di Sauer 404. Amici di canalecaccia.tv, ma di cannarigata.it, dicevamo prima con Peter che siamo di fronte ad un vero e proprio gioiello. È meraviglioso, guardate, tant'è vero che vedete è protetta da una teca blindata. Io penso che Sauer si sia veramente, veramente superato. Un legno in radica meraviglioso. Guardate le fiammature praticamente che sono espresse. Delle scene meravigliose incise, ma quello che lascia veramente, veramente stupiti, come vedete, sono i due inserti che sono stati collocati all'interno di quest'arma. Diciamo subito che parliamo di 64.000 euro di arma, ma è l'idea che è particolare. Un fossile, e in particolare la cosa che mi ha stupito veramente è che il calciolo è fatto con osso di mammut certificato. Questo è quello che si può realizzare con queste meravigliose carabine. Peter, ma come è venuto in mente a Sauer di fare un'operazione di questo genere? Ma diciamo che probabilmente è l'artista che ha inciso, che è stato ispirato da... Perché le scene che vediamo sono scene praticamente che riproducono infatti Mammù. Esatto, esatto, perciò si chiama anche Stone Age, perché ogni fucile inciso è un pezzo unico e ha sempre un nome, in questo caso è una S-404 Stone Age. Sì. Stone Age. E sono dei regali che delle volte vengono fatti agli occhi. Sarà solo uno il fortunato proprietario di quest'arma, ma tanti che l'hanno potuto ammirare e vedere qui a DVA, e ti lascio veramente senza parole, perché qui non siamo più di fronte ad un'arma, ma siamo di fronte ad un'opera d'arte. Ve l'avevamo detto che avremmo chiuso, diciamo, un po' con il botto. Qui dallo stand Sauer abbiamo avuto la fortuna di vederla noi, ci ha portato Peter qui a vederla, ma tramite le nostre telecamere avrete modo anche di poterla apprezzare e di gustarla anche voi. Bene, da IVA e dallo stand Sauer al momento è tutto.